Robbio, stiamo facendo in questo momento dei semplici prelievi di sangue, che però fuori poi da questa regione verranno analizzati con dei reagenti specifici per individuare gli anticorpi del Covid-19. Il messaggio che deve passare è che finché ci sarà una sola persona a casa che soffre, non si può stare con le mani in mano e non si può. Io ancora ieri sera che ho sentito i numeri sono in miglioramento, ma qui abbiamo 30 persone che soffrono nelle loro case, che continuano a chiamare e non vengono ascoltate. Quindi bisogna curarle tutte, dopodiché si potrà parlare di miglioramento. Io sentire in televisione continuano a dire abbiamo avviato, stiamo pensando, stiamo. Ma nel frattempo la gente muore, qua bisogna fare qualcosa. Test sierologico come quello che facciamo noi va ad individuare gli anticorpi specifici del Covid-19 presenti nel sangue di ogni paziente. Ad oggi le posso dire che la percentuale delle persone che hanno sviluppato anticorpi specifici è intorno al 13-14% del campione analizzato. Io sono un banale medico che parte da un presupposto: il contatto con qualunque agente patogeno sviluppa in noi una reazione immunitaria, la produzione di questi soldatini che circolano nel nostro corpo e che modulano la nostra difesa nei confronti dell'agente patogeno. Io sono fermamente convinta nel mio piccolo che una sicuramente delle fonti che ci porterà, mi auguro, a dominare questo nemico invisibile, sta proprio nello stato immunologico del paziente.